Care teste fiorite, buongiorno, bentornati alla rubrica video che oggi si occupa di albi illustrati, libri a figure, chiamateli come meglio preferite, lunghi, cioè che hanno una narrazione lunga. Voi sapete, ne abbiamo parlato tante volte, che una delle caratteristiche del testo dei libri a figure è quella di avere una sua brevità, di essere più che breve e conciso, di avere una scrittura particolare tutta sua, dovuta alla relazione con le immagini e ad un rapporto col tempo e lo spazio delle pagine di un certo tipo. Quindi generalmente i testi degli albi sono brevi e anzi per me è un valore che siano brevi, cioè più è tarato alla perfezione il testo, più l'albo è perfetto. Tuttavia ci sono degli albi illustrati con testi lunghi che vale la pena secondo me conoscere e che vorrei proporvi oggi, proprio per poter anche affrontare quel momento di passaggio in cui uno ama ancora e spero ami per sempre. Dedicherò un video dedicato all'età degli albi illustrati, chiusa parentesi. Leggere accompagnato insieme alle figure, interpretando anche le figure durante la lettura, ma si può dedicare ad una lettura più lunga. Quindi partiamo. Partiamo prima con degli albi illustrati puri e poi invece vi propongo qualcos'altro. Allora, il primo che mi è venuto in mente assolutamente è Lindbergh, l'avventurosa storia del topo che sorvolò l'oceano di Torben Kullman, edito da Orecchio Cervo. Questo è il primo di una serie di libri dello stesso autore con la stessa idea. Mette insieme un'idea di divulgazione scientifica, in questo caso legata a Lindbergh, che è stato davvero il primo sorvolatore dell'oceano, però con la storia di topi sostanzialmente. Ha fatto Lindbergh, Armstrong, Edison, è uscito di più di recente, l'ultimo è Einstein. Se sentite dei rumori è il mio cane, non vi preoccupate. Il testo però è piuttosto lungo ed è diviso in capitoli, quindi può benissimo essere letto e gestito come un libro di narrativa, ma ha questo respiro strepitoso che danno le tavole, che peraltro sono magnifiche. Guardate che roba. Questo è stato peraltro il primo libro di Kultmann, e se non ricordo male è anche stata la sua tesi di laurea. Andiamo avanti, vi propongo un libro edito da Delphi, questo è Riccio nella nebbia, anche lui ha un testo piuttosto lungo, vi metto la recensione nei commenti ed è sicuramente un libro magnifico che è molto vicino alla narrativa, oltre ad essere naturalmente un libro a figure, quindi ad avere una relazione specifica con le immagini, ma questa cosa non la ripeterò più. Poi vi propongo, eccolo qua, Attenti alle ragazze, esilarante, bellissimo, decisamente con un testo abbastanza lungo, meno di Lindbergh, però è un testo, insomma, non di quelli tipici d'albo illustrato, quindi vi richiederà più tempo. Continuo con un altro bel testo lungo che è Franz il Golem, scritto da Irene Cuenianca, illustrato da Maurizio Corello, edito da Orecchio Cervo. Questa è la storia, guardate qua. Questa è la storia di un bambino a Praga che in una specie di sogno flashback torna all'epoca del Maral di Praga, quando è stato creato il Golem. Bellissima storia, bel testo lungo, diviso in capitoli, pronti per leggere a lungo. Poi andiamo su due libri meravigliosi, imperdibilissimi. Uno è La leggenda di Sally Jones, di Jacob Wegelius. È un libro che forse, non lo so se lo conoscete, ma insomma Sally Jones è quella di La scimmia dell'assassino e Il segreto della Hudson Queen. Prima di diventare un romanzo è stata un albo illustrato, un libro a figure con un bel testo lungo che ci racconta sostanzialmente il prequel di quello che poi succederà nei romanzi. Questo in terza persona ci racconta la storia di Sally Jones da quando è nata a quando trova il capo, cioè la persona con cui poi passerà la sua vita e di cui poi conosceremo le peripezie nei due romanzi che invece sono editi da Iperborea. Last but not least di questa tipologia, meraviglioso, edito di recente da Camelo Zampa, di Sven Nordqvist, e come sempre la pronuncia boh, potrebbe essere sbagliata, vi chiedo scusa, Una torta per Findus. Una torta per Findus è la storia del signor Petson che deve fare per il compleanno del suo gatto Findus, che viene 3 volte all'anno, non una,
una torta speciale, ma succede una serie di sfortunati eventi che vengono raccontati in questo formato qui. Devo dire che molti sono i libri nordici che hanno questo tipo di struttura, quindi con delle illustrazioni presenti, importanti, che interpretano, ma che accompagnano un testo di lunga portata. Chiudo con una proposta particolare, questa viene tutta da Orecchio Cervo, che è quella della messa in forma di libri a figure, qualcosa, un testi che non sono nati per essere illustrati, cioè racconti. Non tutti i racconti naturalmente si prestano, in questo caso però l'operazione è riuscita particolarmente bene e quindi ve li volevo proporre. Sono due testi di Sakhi, che io adoro, se mi seguite da un po' lo sapete. Uno è Il ripostiglio con le illustrazioni di Cinzia Ghigliano e l'altro è Sredni Vashtar con le illustrazioni di Francesca Pusceddu. Due albi illustrati che, se non, uno non sapesse che sono racconti indipendenti, non ve ne rendereste conto. Anche qui il testo è abbastanza lungo perché appunto è il testo di un racconto. Qui mi fermo, spero che questa proposta vi abbia interessato se stavate cercando dei libri a figure con dei testi un pochino più lunghi, anche per sostenere un po' una crescita di lettura nella durata del tempo, insomma di lettura un po' più lunga proprio a livello temporale. Ecco, non è una qualità di per sé quanto è lunga la lettura, la qualità è data dal libro, però secondo me era interessante provare a cercare dei libri di altissima qualità che offrissero questa caratteristica in più. Io qui vi lascio, ci vediamo la settimana prossima, vi ricordo che mi potete seguire dappertutto su testeferite.it, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, dove volete voi, tutti i giorni. Naturalmente, se avete voglia di approfondire quello che c'è nel mondo dei libri per bambini e ragazzi, venite anche a sbirciare i corsi, la scuola estiva, i corsi on demand che, in streaming che ci sono nel portale Teste Fiorite Lab. Sicuramente qualcosina che vi può interessare la potrete trovare. Ciao!